In questa che è stata chiamata la fase 3 del coronavirus, sicuramente bisogna fare a questo punto veramente il punto della situazione, del bilancio con chi ovviamente vede le cose con disincanto e da un altro punto di vista, diciamo così. E lo abbiamo in linea, lo state vedendo, il professor Giulio Tarro. Buongiorno professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Io volevo chiederle innanzitutto, professore, lei insieme ad altri illustri personaggi, di cui parleremo tra poco, ha fondato questa associazione L'Eretico. Ma eretico perché sa tanto di Santa Inquisizione, professore, o mi sbaglio? Ma presumibilmente c'è stato un momento in cui quello che uno diceva veniva considerato un'eresia. Poi ovviamente il tempo, come sa, è galantuomo, quindi si è visto che quello che uno diceva chiaramente aveva un fondamento di verità e soprattutto aveva una prospettiva diversa da quella come veniva presentata la situazione. E a questo punto, questo generalmente a livello storico tocca agli eretici fare di queste previsioni. Professore, che cosa è che tutto sommato in maniera così bella, diretta e precisa, secondo lei, non è andata nella gestione di questa emergenza? Ma io credo che praticamente oggi, per esempio, giustamente le ha detto, siamo in fase 3, ma proprio oggi la fase 3 inizia pure per gli inglesi, per esempio, hanno scelto il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti per fare questa ulteriore apertura, in particolare ai pub, ma non ai teatri. E credo che sia la possibilità per noi in particolare, utilizzando la stagione estiva, il sole soprattutto, che è un grande antivirale, che sono gli ultravioletti, visto che proprio di Oxford a fine maggio ha pubblicato dei dati sulla sua scomparsa in 7 minuti praticamente dall'esposizione solare. Questo avviene non solo al mare ma anche ai monti ovviamente. Per cui diciamo ci sono state una serie di situazioni che forse col senno di poi potevano essere, come dire, trattate diversamente. Adesso sappiamo che questo virus già circolava dall'autunno e quindi diciamo a questo punto fino a marzo nessuno se ne è preoccupato sotto l'aspetto di fare il famoso lockdown che si voglia, il che vuol dire che praticamente sono state poi immesse certe limitazioni che sicuramente magari col fine di fare bene alla salute certamente non hanno fatto bene all'economia e nemmeno col succedersi delle comunicazioni alla salute mentale e allo stato immunitario di chi sta a sentire. Tra l'altro professore, è notizia proprio di oggi che in Veneto si stanno nuovamente preoccupando per la crescita dei casi, quindi il governatore stava pensando un po' di stringere la cinghia in questa occasione, un po' come è accaduto col cluster di Mondragone, insomma ci sono delle cose localizzate più o meno. Ma sì, ma lei dice benissimo, proprio questo fatto di queste endemie, che come dire, una cosa si fa per dire consueta in tutte le epidemie. E ovviamente rifacciamo, non dico alla peste di Atene, 430 avanti Cristo, ma si sa da sempre, anche con le pestilenze di zoniana memoria, che il paziente va isolato e poi va messo in quarantena. Questo è il denominatore comune di tutte le epidemie. Così facendo, praticamente, indipendentemente dalla sorgente, che può essere dal colera alla peste, ma oggi chiaramente sono di moda i virus, sicuramente si riesce a delimitare l'ulteriore spargersi del virus e quindi in questo caso dell'epidemia. Secondo lei, professore, ha ragione chi dice che in questo periodo il virus sta un po' dormendo, vista l'estate, e poi si potrebbe risvegliare verso settembre-ottobre, incontrandosi come una tempesta perfetta con l'influenza annuale? Ma diciamo, bisogna avere, come dire, molta fantasia in questo caso per sparare queste cose, nel senso che proprio si dice sparare perché siamo di fronte a fenomeni biologici che nella loro, diciamo, conoscenza sono ben conosciuti e come ci sono le epidemie da virus influenzale ci sono anche epidemie da coronavirus, per non parlare di tanti e tanti altri agenti microbici
sappiamo benissimo che una cosa è l'influenza, che peraltro si trasmette per aerosol, rispetto al coronavirus, che è più legato a un contatto più diretto attraverso le famose noccioline del fiume. E quindi in un certo senso questo ovviamente determina conoscenze diverse nell'ambito di queste epidemie. Per l'influenza sappiamo benissimo che è come è successo nel recente passato, prendiamo soltanto l'ultimo secolo per così dire, e l'ultimo ventennio in particolare, sappiamo benissimo che si formano gli anticorpi nei riguardi del virus influenzale. La popolazione, una volta che ha un numero sufficiente di soggetti con anticorpi, però il virus non circola più. Il coronavirus addirittura abbiamo la possibilità di sapere che può anche completare, per così dire, il suo iter, come è successo nella prima SARS, oppure limitarsi quell'atteggiamento cosiddetto a marcia di leopardo della seconda SARS, quella del Medio Oriente per intenderci, che per dare epidemie pure nella Corea del Sud, per fare un esempio. E infine abbiamo ora questa Covid-19, che ufficialmente è iniziato il 31 dicembre con la comunicazione della Cina alla Regione della Sanità, che ha preso ben un mese di tempo prima di parlare di un'epidemia preoccupante, e quindi in un certo senso c'è stato il tempo per la Cina di finirla, per così dire, a metà marzo. E poi c'è il fatto della pandemia, come è stata definita sempre dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, soltanto a metà marzo, e quindi in un certo senso hanno riguardato tutto il resto del continente, chi più chi meno, e ovviamente anche in correlazione con le stagioni da noi ovviamente siamo ora in estate, ma altre nazioni ovviamente sotto l'equatore sono in inverno, e penso dobbiamo anche regolarci anche sotto questo aspetto, anche per l'andamento del virus e dell'epidemia in sé. Ritornando all'influenza annuale, si continua ad insistere, non più tardi ieri pomeriggio il governatore De Luca lo ha detto senza mezzi termini, insomma tutti dovranno essere vaccinati, secondo lei è utile? Serve? Ma guardi, io non voglio rispondere in maniera politica a questa dichiarazione, che ovviamente noi siamo competenti in materia, avendo superato epidemie diverse, dal colera al male oscuro che uccideva i bambini, non dimentichiamo, più di 2 anni nel 1979, all'inizio dell'AIDS, dove noi al Codugno siamo stati i primi ad adottare addirittura una metodica di diagnostica prima dell'ELISA, e successivamente a proporre la plasmaferesi, poi quella che si usa adesso, in particolare per questa epidemia, e poi ancora nel pieno, per così dire, ormai 2000, abbiamo avuto la viaria e poi la suina, in cui la regione Campana è stata in testa alle regioni italiane, ma perché si faceva una diagnosi, si correlava la sindrome influenzale al virus che circolava. E quindi sotto questo aspetto non abbiamo bisogno di ricorrere a certi vaccini che non esistono, che eventualmente dovrebbero essere ancora messi in circolazione. E soprattutto per un vaccino non solo deve essere efficace, ma deve essere sicuro. E quindi se devo rispondere in maniera scientifica, penso di aver completato qua. Se devo rispondere in maniera politica, in maniera addirittura, di ricorrere alla magistratura, se eventualmente certi politici cercano di imporre delle cose contro la nostra salute. Ecco, tra le altre cose, voi con il dottor Giorgiani, il magistrato, e il dottor Mario Bacco, con l'associazione L'Eretico, avete ipotizzato il ricorso alla magistratura con un'azione penale. Questo insomma significa che avete anche elementi talmente fondati e fondanti per poter agire anche su quel livello da un punto di vista penale. Ma sicuramente pensi eventualmente, qua ci riferiamo a un vaccino che non esiste, quello per il coronavirus. E però sì, anche a livello regionale, quindi come responsabili i governatori, si proclamano certe vaccinazioni per l'influenza, che come sappiamo, ed è un dato ormai notorio, il Pentagono, quindi l'esercito
americano in particolare ha fatto uno studio sui vaccinati da influenza in cui il coronavirus, diciamo, si attiva nel 36% dei casi, quindi in un certo senso ci troviamo di fronte, anche che non possiamo, per così dire, incondizionatamente nemmeno suggerire la vaccinazione antinfluenzale, che è stato fatto già come mezzo diagnostico oppure eventualmente come mezzo eventualmente ricorrere in un'epidemia da coronavirus, che ovviamente è un'antitesi. Senta professore, l'uso delle mascherine, insomma, non le piace proprio la mascherina? Ma non è certo non mi piace. La mascherina è sempre stata utilizzata, cominciata dall'estremo oriente, per il soggetto che è già, per così dire, affetto, in questo caso dal coronavirus, o eventualmente dall'influenza, o eventualmente dal raffreddore, e quindi per evitare il suo spargimento nell'ambiente e soprattutto a contatto con gli altri. La mascherina anche viene ovviamente utilizzata dagli operatori sanitari, perché hanno contatto sia con i pazienti sia con i potenziali pazienti. E questo è stato fin dall'inizio, anche la nostra norma ha previsto questo. Successivamente le mascherine sono state prodotte, in particolare in Italia, è stata una diversificazione addirittura a livello industriale, e direi più che una questione di salute, di puntare una questione di moda, per non dire altro, perché ovviamente ci sono degli interessi in gioco. E quindi a questo punto chiaramente a me non interessa il fatto, diciamo, dell'interesse particolare, ma eventualmente della salute del soggetto. Allora, la mascherina in estate rappresenta un aspetto praticamente peggiorativo delle condizioni di salute, soprattutto dell'apparato respiratorio, per l'anziano e ovviamente non parliamo poi dei bambini. Professore, questa è una domanda al professore, allo scienziato. I cittadini che ascoltano l'Istituto Superiore di Sanità che dice delle cose, Tarro che ne dice altre. Alla fine della fiera, professore, che tipo di atteggiamento dobbiamo assumere? Non dico a chi credere, perché diventerebbe una situazione politica o di simpatia, ma proprio secondo le informazioni scientifiche fondanti di ciascuna delle due posizioni, che cosa ci dobbiamo attendere nell'immediato futuro e guardando oltre verso questa eventuale possibile ripresa dell'espansione della epidemia? Ma io vorrei rispondere prima con una premessa. Dobbiamo premettere, chi ne parla, diciamo, di questa situazione in particolare, eventualmente sotto l'egida dell'Istituto Superiore di Sanità o eventualmente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e poi eventualmente diamo, per così dire, possibilità di credere o meno a quello che si dice. Noi abbiamo, diciamo, è stato fin troppo evidente quello che è successo tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e gli Stati Uniti d'America, in particolare sia con il loro centro delle malattie contagiose, quello là, diciamo, diretto da Fauci, e il presidente Trump ovviamente, e quello che eventualmente è anche successo nel nostro, per così dire, relativamente piccolo rapporto con l'Istituto Superiore di Sanità o l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Istituto Superiore di Sanità è stato quello che ha fatto da garante a noi, in particolare sottolineando la differenza del numero delle vittime legate al coronavirus e non ad altre patologie, dove venivano dati forniti dalla Protezione Civile. E c'è stata una grande importanza di mettere in chiaro la situazione. Non dimentichiamoci, per fare un esempio, che a fine marzo, proprio nel pieno della nostra epidemia, l'Istituto della Sanità su 909 cartelle di vittime, allora c'erano circa 3.000 soggetti morti per l'epidemia, hanno detto che soltanto 19 di queste cartelle erano legate a una morte da coronavirus e non ad altre patologie. E ha ripetuto anche il 21 maggio col suo bollettino, questa volta avevamo 31.000 vittime ormai, con 3.000 cartelle che erano state analizzate, di nuovo riportando soltanto 124 soggetti morti per coronavirus e non il 96% degli altri soggetti con una media di 80 anni affetti da tutte le altre patologie, dai tumori a quelle cardiocircolatorie, alle altre patologie del polmone, del fegato, del rene e anche ovviamente della malattia metabolica come il diabete. Quindi teniamo presente questo aspetto molto positivo dell'Istituto Superiore di Sanità. Per quanto riguarda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, purtroppo
per voce di un italiano che si trova là, non fa il nome, il dottor Guerra, c'è stata questa situazione addirittura di paragonare questa epidemia alla spagnola con le prospettive, in un momento in cui chiaramente la spagnola riguardava quell'epidemia influenzale dopo la prima guerra mondiale, con tutto quello che sappiamo che è successo, con la denutrizione del popolo, con la possibilità eventualmente di avere a che fare con un virus influenzale e non con un coronavirus, in un'epoca raggiunta pre-antibiotica. Quindi tutta una situazione di un paragone che non ha proprio ragione d'essere, fatta ovviamente da chi si trova in quella posizione dall'OMS per aver aiutato l'allora ministro della salute sulla obbligatorietà dei vaccini. Quindi diciamo le cose come stanno, perché è bene che siamo chiari su questo. Per cui a questo punto dobbiamo in particolare dire che noi abbiamo una popolazione che è molto maggiore di quella che si pensa che ha già risposto al coronavirus, quindi con degli anticorpi che possono essere misurati nel sangue. Sappiamo bene che la prima SARS, quella del 2002-2003, per quel che riguarda i soggetti che l'hanno avuta, sono immunizzati nei riguardi dell'attuale Covid-19. E anche, dobbiamo aggiungere, che c'è un'immunità cellulare nei riguardi, soprattutto, dei beta-coronavirus a cui appartiene questo Covid-19, e quindi non è quell'idea del raffreddore, per così dire, comune, quei quattro tipi sempre nell'ambito della famiglia di coronavirus, e quindi senso, la metà dei soggetti ha un'immunità cellulare nei riguardi di questi beta coronavirus circolanti che sono di provenienza animale. Allora tutta questa situazione ci permette di guardare in prospettiva ben diverso rispetto a una malattia che per giunta adesso sappiamo cosa fare, non ci prende per così dire alla sprovvista, cosa purtroppo è successa. Sappiamo benissimo che il famoso antimalarico, l'ossiclorochina, è utile all'inizio associata a un antibiotico, possibilmente l'azitromicina, e successivamente abbiamo soprattutto già le banche del plasma con gli anticorpi dei soggetti guariti, che sono senz'altro indispensabili e salvavita per i soggetti che dovessero avere una fase critica della malattia. Adesso in chiusura le faccio una domanda diretta e precisa. Di fronte a questo stato di cose e forte delle sue convinzioni, Giulio Tarro è sereno? Ma serenissimo sotto questo aspetto, in quanto addirittura nei miei riguardi si è svolto un attacco senza precedenti e hanno sbagliato, nel senso che hanno cercato di mettere in gioco il mio zoccolo duro, per così dire, il mio curriculum. E il mio curriculum è a prova, per così dire, di qualsiasi possibilità, nel senso io dove ho una cosa che affermo, contemporaneamente ho sempre dimostrato la parte legale di questa situazione. Per cui a questo punto ovviamente sono stato in grado di poter rispondere con diverse querele, e per cui poi certamente sarà la magistratura a dire come stanno le cose, ma eventualmente per conto mio piena serenità nell'affrontare questa situazione, senza considerare, se non volesse andare nell'ambito, per così dire, emotivo, che questa è gente che praticamente da niente, dal momento che se l'è presa una persona di 80 anni che però ha superato sempre vincente tutte le epidemie di questo secolo. Insomma, sempre battagliero, ma le faccio la domanda adesso che le ho fatto all'inizio: si sente un po' l'eretico della situazione? Francamente mi sento in una oligarchia, nel senso che non sono io l'eretico, sono gli altri. Bene, grazie professore, la ringrazio per averci dato come sempre una parte del suo prezioso tempo, e ci sentiamo di qui a qualche altra settimana per continuare a scoprire anche l'evoluzione delle azioni che l'associazione che avete fondato porterà avanti e che certamente non si fermeranno qui. Senza dubbio, certamente, il tempo è galantuomo. Grazie al professor Tarro e buon lavoro, buona giornata, grazie. Grazie. Arrivederci, grazie.